jgħat għalija għal Ragusa Autostori Mostra Skambju. L-ewwel darba li qed issir din l-attività miegħi għandi Giancarlo Malandrino li huwa wieħed miż-żewġ organizzaturi. La prima volta una manifestazione di questo tipo. Come è nata l'idea? L'idea è nata da qualche anno, il progetto è da 3 anni che l'abbiamo fatto e creato insieme a Michele Frasca. È stata difficile perché in Sicilia purtroppo non ci sono delle realtà come queste, in quanto non abbiamo dei quartieri fieristici veri e propri, o comunque di una certa eleganza a mio giudizio, o padiglioni che comunque sono degni di un concorso anche di eleganza. Ci sono due attività diverse, mi puoi spiegare i dettagli? Ma chiaramente in una mostra scambio come questa abbiamo unito due sinergie, cioè soprattutto il concorso di eleganza che dà un tocco a questo che possa essere anche per una quasi museale situazione, ma invece però poi la linfa importante sono gli espositori, i ricambi, i club, tutto quello che è passione auto, a prescindere dal gusto, dal modello, dalle qualità anche di prezzo, se posso dire. E questo è stato uno sforzo veramente immane da me, fatto da me e comunque da Michele, per reperire i migliori al momento espositori. Siamo in fondo all'Italia, naturalmente. Questo ha comportato che molti espositori che vengono da Trento, da Ravenna, hanno fatto anche dei sacrifici economici per venire, ma hanno creduto in questo progetto perché portiamo in Sicilia un qualche cosa. È la Sicilia che è vicino a Malta, un'altra grande isola appassionata di grandi veicoli, perché io vedo su Facebook o quant'altro, grande passione. Questo, loro hanno creduto questo nostro progetto, è un inizio, speriamo di crescere, speriamo di fare delle sinergie ancora più importanti per tutti gli appassionati, perché poi è quella. E poi l'auto, le moto storiche sono una cultura su 4 ruote, sono dei piccoli quadri che viaggiano su 4 ruote o su 2 ruote. Nintaw mal-organizzatur liħor, Michele Frasca. Michele, l-ultima volta che ci siamo visti a Malta eri lì con la moto d'epoca, con un gruppo bello di siciliani che venivano lì per una gita, no? Sì, grazie, ci siamo visti in 3 occasioni a Malta durante il rally del moto d'epoca a Malta organizzato dall'Historic Motorcycle Club di Malta. Congratulazioni, una prima esperienza ma veramente ben accettata dal pubblico, c'è tanta gente. Il suo ruolo enfasizzava più sul concorso d'eleganza. Come hai scelto le macchine che dovevano partecipare? Sì, io mi sono occupato più della parte concorso di eleganza che la vetrina che i visitatori vengono a fare le foto. Si è scelto un tema che sono le vetture costruite in Europa negli anni 50, ma è giusto un tema casuale per evitare di avere troppi colori, quindi troppi modelli, anni ed epoche diverse. E quindi si è pensato tutti insieme di scegliere un tema che è stato questo qua delle vetture anni 50, cosicché l'anno 21 avremo un altro tema, quindi i visitatori di anno in anno avranno la possibilità di vedere un piccolo museo, una vetrina sempre differente. Come va il hobby delle auto e delle moto d'epoca qui in Sicilia? Ma l'hobby delle auto e moto d'epoca è un hobby che sta crescendo sempre più. Io nel mio piccolo già sono 25 anni, quindi è un quarto di secolo che ce ne sono dentro. È un hobby molto bello, molto piacevole, perché si conserva una parte della storia motoristica, dove l'Italia è sicuramente un punto di riferimento con marchi blasonati quali Fiat, Ferrari e motociclette come Ducati, Piaggio, Vespa, quindi in Italia è molto sentita la cultura del motorismo. Interessante che c'è un grande interesse anche maltese, c'è un espositore con i ricambi, c'è un partecipante nel concorso, è un bell'inizio credo. Assolutamente sì, ci sono partecipanti che provengono da tutta l'Italia per quanto riguarda la parte fiera dei ricambi, ma abbiamo anche un vostro maltese, l'amico Clive che saluto,
che anche lui ha creduto, quindi ha preso il traghetto ed è venuto in Sicilia ad esporre. Abbiamo anche un maltese, Charles, che abbiamo una grande stima di Charles, ci siamo visti più di una volta, che è presente anche qui, quindi anche voi maltesi siete ben rappresentati con una bellissima Alfa Romeo Touring Spider e vi posso dire che a molte persone si sono fermate a fotografarla. Ho visto che anche i premi sono tipicamente delle cose siciliane. Sì, assolutamente. Abbiamo cercato di dare un premio che sottolineasse il nostro territorio. Quindi, per quanto riguarda il concorso di eleganza, verranno premiati i primi 3 partecipanti tramite una giuria popolare. Quindi sono tutti i visitatori che vengono qui in questa fiera ad esprimere un proprio voto. I primi 3 classificati avranno due simpatici premi, che sono uno una cesta con le eccellenze iblee culinarie, fra cui l'olio di oliva DOP del consorzio Monti Iblei. Un secondo premio sarà una targa realizzata in pietra pece, che è una pietra specifica di Ragusa, scolpita a mano, dove viene inciso il primo, il secondo e il terzo classificato. Senta, congratulazioni di nuovo, in bocca al lupo e speriamo che ci vediamo un altro anno per una manifestazione più grande poi a Malta con le moto d'epoca. Grazie della vostra presenza e sono sicuro che ci rivedremo presto.